Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Science che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì, dalle ore 22 fino alle 23 circa, conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Science alla regia e vi aspettiamo su www.radioscience.it. E ora si parte, via! E buonasera a tutti gli ascoltatori di RadioScience.it. Ritorniamo dopo ben due settimane, ultimamente ce la prendiamo molto comoda, dopo ben due settimane con questo appuntamento del giovedì sera in cui appunto andiamo a conoscere chi si nasconde dietro le nostre pagine social preferite e anche più seguite dalla rete, così pare. Il programma si chiama Social Evolution, non a caso, e insomma vedremo un pochino questa sera chi vi ho scovato, chi vi ho portato. Tra l'altro in qualche modo continuiamo, se vogliamo, questo filone storico tra virgolette, ma adesso poi approfondiremo l'argomento. E prima di iniziare, chiaramente io passo come al solito la parola a chi cura la regia di questo programma e anche chiaramente di questa radio, che non è Saiuz ma è Testa di Caso. Ciao Testolina, come stai? Ma buonasera caro Urvuca, buonasera a tutti quanti, ovviamente anche al nostro ospite. Ti ringrazio per avermi passato la parola, mi accingo a subito, immediatamente, al più presto, a fare la solita lista della spesa. Sai che il tuo intervento mi sembrava tipo, sai quei cantastorie per bambini? C'era un lupo cattivo? Quei menestrelli medievali. Quei menestrelli. Va bene, scusami, ti ho interrotto subito, ti lascio la parola, prego. Ti ringrazio, Luca. Come tutti sapete, Radio Science si avvale della collaborazione di altre web radio che ci rimandano ovviamente il segnale. Sono appunto Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Salgareda da Treviso ovviamente, Radio Isso da Modena, poi abbiamo Radio Valdichiana dalla Valdichiana e l'ultima, ma non ultima, Modena Noi Radio sempre da Modena. In più ci si può seguire sulla web TV da Facebook o ovviamente sulla nostra pagina di www.radioscience.it. Ponete tutte le domande del caso all'ospite, le chat sono aperte, sia quella del sito di Radio Science che quella di Facebook. Con questo è tutto, ripasso la palla al piccolo Luca. Al piccolo, che ti ringrazio, sono un Luchino adesso, che belle cose. Senti, tra l'altro mentre dicevi le radio, mi è venuto in mente una cosa quando hai detto Radio Isso da Modena e quant'altro. Ragazzi, ma che casino c'è a Modena? Ma voi adesso non so chi ci ascolta, se c'è qualcuno di queste parti o che comunque arriverà, perché per Vasco Rossi, ragazzi, qua sono impazziti tutti, qua tutte le strade chiuse, c'è veramente da chiudersi in casa. Vabbè, basta, questo, ho fatto una piccola digressione. Tornando invece a noi, caro Testa di Caso, ricordiamo anche chi ci ha accompagnato nell'ultima puntata, mi stavo già impappinando, abbiamo avuto ospite Elvira della Storia Viva nella precedente puntata, questa sera abbiamo un altro ospite, sempre una ragazza. Abbiamo avuto... ragazza, non lo so, adesso lo scopriremo. E questa sera quindi ci racconterà un pochino che cosa fa con questa pagina, quando l'ha creata, come gli è venuta questa idea e quant'altro. Banda alle ciance, io presento subito Paola. Ciao Paola, come stai? Bene, grazie. Ciao a tutti. Allora Paola, come vedi, noi nella passata puntata, tu mi dicevi tra l'altro che l'hai anche poi ascoltata, abbiamo avuto appunto ospite Elvira della Storia Viva e questa sera insomma in qualche modo continuiamo una sorta di filone, anche se poi non è direttamente correlato, però diciamo che ci si avvicina, e appunto ho scovato questa tua pagina che come si chiama? Allora sì. Si chiama Voci Antiche, Pagine dal Mondo Classico. Un titolo che ho dato così un po' pensando a quello che avrei voluto fare su questa pagina, perché quando ho pensato di aprirla mi è venuto in mente semplicemente di tradurre dei passi di autori antichi e quindi mi sembrava
azzeccato come titolo, Voci antiche, pagine dal mondo classico, poteva andare, ecco. Sì, ci poteva stare effettivamente. Sì. Tra l'altro, queste settimane che, dove appunto ho iniziato a seguire la tua pagina, ho visto che produci, se così posso usare questo verbo, tantissimo materiale, cioè veramente si vede che ci lavori, passami il termine, parecchio, poi forse è la mia idea, forse in realtà sì, non sì. È così. Oh, okay. No, è un'idea azzeccata, nel senso, cioè, ci lavoro tanto, quando ovviamente lavorando non è che posso dedicare tutta la giornata così a pensare a cosa fare, a cosa scrivere, oppure passare la giornata a scrivere, però diciamo nei ritagli di tempo mi ci dedico anche con passione, diciamo con una certa dedizione, perché alla fine tutti i giorni posto qualcosa, a volte anche più di un post, generalmente un solo post, perché comunque ogni post mi richiede un bel po' di tempo. Sì. Però, perché a volte mi capita di ascoltare dei podcast in inglese, quindi poi me li ascolto, poi non dico che faccio una traduzione letterale, perché altrimenti non finirei più, no? Però comunque per cercare di capire come sistemare il contenuto, per cercare di riassumere in maniera corretta, insomma, quello che ho ascoltato, certo, sì. Di tempo va via, ecco. Guarda, tu non sai che soddisfazione dà avere pagine come la tua, ma come anche nella passata puntata, proprio perché, sai, il mondo Facebook, lo sai meglio di me, che appunto segue una pagina, il mondo di Facebook offre qualsiasi cosa dal punto di vista dei contenuti. Il più delle volte però spesso ci imbattiamo in contenuti che sono ironici, sì, magari ci strappano un sorriso, però effettivamente sono molto superficiale dir poco, nel senso molto leggeri, diciamo così. E invece qui effettivamente si vede, insomma, traspare la passione, l'impegno, proprio perché leggendo i propri post non puoi fermarti, no, le prime due righe, devi andare avanti, devi andare fino alla fine, perché l'argomento appassiona e interessa soprattutto. Questo mi fa piacere, perché almeno uno mi legge fino alla fine. No, e ti assicuro che dai commenti che ho visto, al di là dei like, magari sai, like sono poi relativi, ma dai commenti che vedo effettivamente ce ne sono di persone che leggono i post fino in fondo. Sì, quindi a questo tanto ce n'è uno interessantissimo, adesso volevo dirla più avanti, ma mi è rimasto in testa un post sui consigli per l'estate. E quindi quello è veramente eccezionale, secondo me, perché è sia a tema, nel senso, per quello che riguarda, no, la stagione nella quale ci siamo appena addentrati, sia però per appunto i contenuti della tua pagina, dove dai veramente dei consigli, una giornata con i classici per un'estate più intelligente. E questa è una di quelle cose che secondo me danno anche un valore aggiunto a tutto quello che stai facendo. Basta, ho parlato anche troppo. Dal punto di vista pratico, no? Questa pagina non nasce ieri, ma non nasce neanche tanto tempo fa, effettivamente. Quando l'hai creata? Allora, l'ho creata, cos'era, forse, insomma, a metà giugno del 2015, quindi sono 2 anni. Infatti sì. pochi giorni fa ho messo un post in cui appunto dicevo che era il secondo compleanno della pagina, comunque ringraziavo i lettori e spiegavo un po' anche come è nata questa pagina. Cioè praticamente dal nulla, nel senso, io non per lavoro, insomma, non mi dedico al mondo classico, però è stata una mia passione per tanto tempo, prima al liceo, poi alla facoltà di lettere classiche, quindi ho passato 10 anni della mia vita a studiare queste cose, no? E non è che si dimenticano facilmente poi. No, anche perché sono cose abbastanza... Lasciano il segno, perché comunque io ci ho dedicato anche un sacco, no, per riuscire a fare il liceo, per fare tutti gli esami all'università, quindi insomma buona parte della mia giovinezza se n'è andata così, non che rimpianga niente, non, va bene, quello che ho fatto mi è piaciuto, però appunto poi non mi ci sono più dedicata e sentivo un po' che mi mancavano questi argomenti. E perciò così poi vedevo che esistevano delle pagine di cultura, sì. mi era capitato di vedere delle pagine di arte che postavano appunto bellissime immagini di quadri o statue, eccetera, e quindi mi sono un po' incuriosita, ho detto, ma però potrei anche
iniziare a pensare di produrre una pagina con dei miei contenuti, ho pensato subito al mondo classico, perché in fondo, cioè, mi ci destreggio bene. Secondo me, una persona che fa una pagina deve sapere di cosa scrive, altrimenti le persone capiscono che, cioè, dopo è dura effettivamente curare qualcosa che non hai mai seguito prima. Quindi ho iniziato casualmente, raccontavo appunto in questo post per il secondo compleanno della pagina che un giorno, tornando dal lavoro, ho visto la trasmissione Cronache dall'Antichità, c'era una puntata sulla sconfitta degli ateniesi a Siracusa e quindi mi aveva colpito molto la trasmissione, perché è fatta molto bene, non dura molto, è una trasmissione di una quarantina di minuti, però con un ritmo incalzante, con dei passi presi proprio dagli autori antichi, che servono appunto al racconto, no, della vicenda storica. E quindi, insomma, mi sono detta, ma sì, va, facciamolo, apriamo la pagina. Tanto ti sei detto, io l'apro, poi magari va male, ma magari no, perché infatti siamo arrivati a un seguito veramente notevole. A me direi che rasentiamo i 40.000 like, che comunque sono un bel risultato per una pagina che comunque, insomma, ti fa anche a volte, al di là della soddisfazione, credo, poi non lo so, mi direi tu, ma la soddisfazione maggiore è sapere che capi di quante persone che comunque seguono anche, diciamo, il mondo classico e quant'altro ci sono. Magari uno non se l'aspettava, sai, non tutti. Oggigiorno vediamo le pagine più seguite, paradossalmente, sono le più, tra virgolette, stupide. Mentre qualcosa che appunto parla di argomenti anche, insomma, culturalmente più elevati, effettivamente vedere che raggiunge un certo numero di fan, di follower, fa sicuramente ancora più piacere, secondo me. Non mi aspettavo questi 40.000 lettori, diciamo, no? E mi aspettavo sì che magari potesse avere un po' di seguito, ma sicuramente 40.000 persone no, e siccome aumentano di giorno in giorno, perché comunque io la pagina la curo, mi aspetto che, insomma, cresceranno magari non velocissimamente come una pagina, so, di argomento un po' più frivolo, però sicuramente vedo che c'è interesse, che le persone condividono, poi ci sono post, diciamo, più apprezzati, post magari meno apprezzati, comunque che magari non colpiscono, magari sono apprezzati ma non colpiscono, ecco. Beh, certamente, come poi, vabbè, questa è una banalità come tutte le cose. Prima facevo l'esempio dell'estate, chiaramente altre cose che c'erano sulla tua pagina interessantissime, magari appunto non mi hanno rapito come altri argomenti. Già passano un quarto d'ora, incredibile. È una cosa pazzesca, stavo guardando ora che io c'ho tipo il timer, no? Dove testa di casa in cuffia mi manda dei segnali e dice che giustamente dobbiamo anche inframmezzare questa chiacchierata con dei brani musicali. Questo chiaramente è il primo che ascolterete, l'ha selezionato, l'ha campionato, usiamo questa parola che sembra che fa molto radio, l'ha campionato testa di caso, anche detto testolina questa sera. Il brano è Cali di Barefoot McCoy. Caro testa di caso, facci vedere, anzi facci sentire cosa hai tirato fuori da jamendo.com. Partito! I see that white sandy beach and your face comes to mind. We walked on the twilight shores of memory and time. Moonlight danced on waves and you and we stayed there all night. In those precious moments, I was yours and you were mine. Cali, Cali, won't you make a place for me? I can't forget you, I don't want to. I can't keep my mind off of you. Cali, Cali,
space for me. I pack my bags, I'm headed toward you. All I got is love for you. Cali, Cali, won't you make a place for me somewhere? We drove on the mountain highway, rising with the sun, staring down at countless palm trees shrinking into none. Top down with the blue skies glowing, filling life with light. Wind ran through your long dark hair, oh baby, what a sight. Cali, Cali, won't you make a place for me? I can't forget you, I don't want to. I can't keep my mind off of you. Cali, Cali, won't you save a space for me? I pack my bags, I'm headed toward you. All I got is love for you. Cali, Cali, won't you make a place for me somewhere? When we parted ways, somehow I knew I'd never see times like this again, when we were careless and so free. I kissed you goodbye and missed you oh so terribly. I never forget the promise that you whispered me. Cali, Cali, won't you make a place for me? I can't forget you, I don't want to. I can't keep my mind off of you. Cali, Cali, won't you save a space for me? I pack my bags, I'm headed toward you. All I got is love for you. Cali, Cali, won't you make a place for me somewhere? Won't you save a space for me somewhere? Won't you make a place for me somewhere? E ritorniamo in diretta qui su radioscience.it, sempre con Social Evolution. Questa sera Paola ci sta raccontando la sua pagina, Voci Antiche, pagine dal mondo classico. E come ci siamo addentrati in questa pagina, in questa tematica, no? Così scovando, cercando e quant'altro. Mi fa molto piacere avere un ospite che comunque, senza nulla togliere per l'amor del cielo ai precedenti ospiti, in particolar modo Elvira della Storia Viva, ma chiaramente ci piace, no? Caro testa di casa, avere ogni tanto delle pagine un pochino più, posso dire, culturalmente elevate, lo posso dire, sì, lo posso dire. Devi dirlo! devi dirlo, no, perché giustamente è bello fare anche due risate, due chiacchiere con, diciamo, pagine leggere, frivole, come diceva prima anche Paola, però ogni tanto, no, bisogna fare anche un po' i semiseri, i seri no, perché sa che non è da me. Detto questo, nel frattempo, mentre che il buon testa di caso
che appunto ha campionato questo brano che avete appena ascoltato, ci ha tenuto un pochino in disparte. È arrivato un messaggio da un anonimo in chat presente su radiosites.it. Ricordo, se non abbiamo detto prima, che potete iscriverci sia su radiosites.it ma anche sulla pagina Facebook sotto i commenti al video. Detto questo, prendo fiato, un anonimo ci scrive, innanzitutto si saluta e bella voce, chiaramente non si riferiva a me, immagino, ma a Paola, e dice: post preferito? Qual è il post? Post? Sì, il mio post preferito, quindi? Sì, chiaramente dalla tua pagina, immagino. Sì, certo. Difficile, che ne hai messi parecchi, secondo me. Quindi... sono tantissimi, tutti i post che ho scritto mi sono piaciuti, perché mi è piaciuto magari fare delle ricerche, imparare anche qualcosa, perché ovviamente non è che so tutto del mondo classico, so una minuscola parte di quello che è stato, però insomma, quindi mi servono anche per conoscere altre cose, però sì. Diciamo che ultimamente mi è capitato di conoscere questo sito che si chiama greasepostcard.com, dove vengono messe, caricate delle puntate in cui alcuni docenti universitari di università americane parlano di argomenti classici. C'è per esempio uno di questi post che poi appunto ho tradotto e presentato ovviamente per sommi capi, sì. È quello che riguarda un libro, credo uscito di recente, che si intitola Plato at the Googleplex, dove sì. Si immagina che Platone torni in vita e si rechi un po', cioè navighi nel mondo contemporaneo, e quindi si rechi in vari posti, tra i quali appunto il quartier generale di Google. A Platone viene dato un computer portatile, insomma lui comincia a navigare, insomma alla fine ci si trova anche bene in questa realtà, no? Perché vede che ha la possibilità di accedere a un sacco di informazioni e quindi insomma è gongolante, se non che poi si rende conto che forse questo nostro essere continuamente connessi toglie qualcosa anche alla possibilità di conversare tra di noi, di discutere, no? che sta alla base della filosofia. E quindi insomma ascoltare questo podcast mi è piaciuto un sacco, così come anche ascoltare altri podcast di questi docenti universitari. Sì. Sono secondo me molto validi, perché il mondo anglosassone ha un approccio un po' meno paludato, insomma, un po' meno accademico nei sì. confronti della cultura, no? Quindi insomma senti questi docenti che parlano e capisci la passione sotto, no? E poi sì. ti fanno arrivare l'argomento. Anche se tu magari non hai fatto studi classici, ovviamente vabbè, devi conoscere l'inglese, però immagino che un anglofono che ascolta questa trasmissione, che magari non ha mai studiato né latino né greco, possa comunque capire qualcosa e interessarsi, appassionarsi anche per questi 50 minuti a un argomento dell'antichità. Bellissima questa parte, che l'idea secondo me è geniale. Poi voglio dire un paio di cose, perché ci hai dato un milione di nozioni e informazioni. Vabbè, la prima, che lo dico per gli ascoltatori che si fossero anche appassionati a quello che hai detto, all'argomento, il tuo post del 5 giugno, correggimi se sbaglio, comunque ce l'ho sotto occhio adesso, uh-huh. quindi non dovrei sbagliarmi, è un post, lo dico, lungo chiaramente, però va letto assolutamente. La seconda cosa ti volevo chiedere, mi è sfuggito all'inizio, l'hai detto, però non mi è arrivato bene in cuffia, magari lo ripetiamo anche per gli ascoltatori, il nome del sito. Perfetto, perfetto. Perché aspetta che lo scrivo anche sulla chat del sito. Volevo dirti altre cose, mi sono passate di mente, perché come devi sapere che io ho la testa di una, ho il cervello di una formica. Detto questo, do un attimo la voce alla chat, perché sono arrivati vari messaggi. Federico, vado in ordine cronologico, Federico ci chiede, forse... E legandosi all'anonimo di prima col post preferito, Federico ci chiede il filosofo preferito, quindi qui adesso iniziamo con le cose preferite. Dimmi pure. Ma non so, filosofi preferiti non ne ho, cioè Platone sicuramente. Oggi ho postato
un video di, diciamo, si intitola Filosofia animata, è un video su Zenone e lo stoicismo, e anche questo molto carino, è un video di 5 minuti in inglese, ho riportato un po' il contenuto di questo postcard. Sì. È interessante anche parlare di filosofia in maniera un po' più scanzonata, ecco, di questo podcast, accessibile a tutti. No, infatti, scusami, che sai che io arrivo sempre in differita a volte, perché il bello della rete forse è bello o meno bello, è proprio che ogni tanto mi arriva la voce in ritardo. In tutto questo, tra l'altro, vedo che la chat si sta animando, mi fa molto piacere, perché ci scrive Claudio Tango, questo qua in realtà non è una domanda, ma è un apprezzamento. Voce antiche super, leggendo giorno dopo giorno i post non puoi che appassionarti. Bravissima Paola, veramente è bello questo post. Fa Claudio, molto Tango, Claudio Tango, immagino che sarà un tanghero. Claudio Tango? Sì, mi ero perso. Dicevi Claudio Tango? No, di solito quelli che si chiamano Tango vuol dire che sono dei tangheri, cioè che ballano tango. Ah, quindi tu dici che... No, lo so sicuramente perché anch'io ballo il tango, io non mi sono mai data questo cognome, però molti appassionati di tango si chiamano così, quindi immagino che balli il tango. Adesso, diciamolo, io Claudio Tango, io ho fatto salsa, se ti interessa, no, dico così tanto perché siamo in argomento, no, va bene, basta, torniamo a voci antiche, no, va bene, scherzi a parte, poi magari Claudio ci risponderà. Tornando invece un pochino, viene scherzando, sono già le 10:30, stiamo volando, incredibile, oggi Paolo fai tutto tu. Per quello che riguarda sempre la tua pagina, abbiamo detto un po' di cosuccia, nel senso, quando hai avuto questa idea di buttarti nel mondo di Facebook come admin, i like, non like, quanto tempo anche ci metti, la passione che traspare in quello che racconti, eccetera. Ma in tutto questo sei da sola o c'è qualcuno che in qualche modo ti dà una mano? No, sono proprio da sola. Un braccio, un piede, zero. No, nessuno. No, ma devo dire che io sono un poco gelosa di questa mia pagina, quindi mi ci vorrei dedicare da sola, anche perché non ho proprio il tempo anche di coordinare magari un'altra persona. Veramente la faccio nei ritagli di tempo quando posso, senza nessun programma. Non so che cosa posterò domani, ci penserò domani, ecco. Per cui mi diventerebbe difficile coordinarmi con altre persone. Anche questo è il motivo per cui la gestisco da sola. Diciamo che anche qui questa gelosia, no? Questo, sì, effettivamente è la tua creatura in qualche modo. E quindi guai a chi ve la tocca, no, però dai fan, perché effettivamente vedo che commentano spesso, anzi praticamente sempre, i tuoi post, quindi sì. Non so se ogni tanto ti hanno mai mandato magari per messaggio privato qualcosa, tipo pubblica questo, parla di quell'altro, non so come... Sì, questo è accaduto, e se l'argomento, diciamo, mi piaceva... Mi è capitato di ritenere qualche argomento interessante e l'ho pubblicato, sì. Insomma, almeno... Ovviamente magari era solo uno spunto, poi io mi sono messa alla ricerca di notizie, informazioni e ho creato il post ad hoc, ecco. Insomma, dai, è anche bello in qualche modo, è bella questa interazione che c'è in qualche modo, è vero, sei da sola che fai tutto, però effettivamente qualcuno magari lo spunto, forse è anche bello sapere che qualcuno non solo ti legge e commenta, ma vuole che tu parli di qualcosa che appassiona appunto uno dei tuoi fan, secondo me. Sì. Perché forse è anche, anzi forse ha maggior ragione, perché sai che quello che scriverai comunque lui lo leggerà. Poi magari sì, almeno una persona che lo legge, cioè. Quindi statisticamente è da parte avvantaggiato. Allora, 10:30, generalmente mi sono mangiato 8 parole, dicevo, generalmente a questo punto della trasmissione, più o meno a metà, io do sempre lo spazio anche al padrone di casa, che poi è Saiuz. Questa sera però Saiuz non c'è, come dicevamo, perché si è preso il suo momento di pausa, non so se estivo, non so che altro, abbiamo testa di casa, quindi io, caro testa di casa, io se vuoi ti passo la parola, se vuoi fare anche tu una domanda, una curiosità per Paola. Carissimo, dici. Beh, guarda, ti ringrazio. Volevo effettivamente farti una domanda
po' scontata, forse, spero di no, ma che mi hanno anche preceduto. Se ci sono collaborazioni o con altre pagine, o se ci sono state, o se ci saranno. Sì, con una pagina che è una pagina di arte, questa pagina che si chiama Creatività, ogni tanto una o due volte l'anno magari mi capita di collaborare, lei si occupa della parte iconografica e io mi occupo del testo, dei post, ecco, però è solo questa collaborazione che mi è capitato di avere. Sì. Ok, perfetto. Quindi magari poi alla fine della puntata, magari allora quando ti chiederò se hai qualche pagina da consigliarmi, saprò più o meno dove andrai a parare, diciamo. Probabilmente, adesso vedremo. Senti, vabbè, credo che tu seguirai solo Facebook, almeno credo di aver girovagando, ecco, sulla tua pagina, scurriosando sulla tua pagina, mi rendo conto che già seguire una piattaforma come Facebook non è semplice, ma hai qualche altro social dove ti appoggi oppure stai No, solo valutando, quindi no, no, non sbarcherai su Twitter, Instagram, che ormai vanno tutti su no, Instagram, non no? credo proprio perché non ce non avrei neanche il tempo. Sì, anche perché dopo risulterebbe essere poi una replica forse di quello che Poi già in realtà fai. comunque la pagina ha anche il blog, quindi io mi occupo della pagina e poi anche del blog, che si chiama Voci Antiche, voceantiche.wordpress.com. E quindi insomma, più di questo non riesco a fare, non riesco a fare Effettivamente, il già così diciamo che ti difendi bene, quindi da questo punto di vista, tanto di cappello, anzi, veramente. Insomma, abbiamo parlato tante cose, ci stanno dando tante indicazioni sulla pagina, ma vogliamo dire qualcosa anche su Paola, nel senso che effettivamente ci hai detto che ti sei appassionata, non so se poi ce l'hai detto nel fuori onda, a dire la verità, ma lo ripetiamo eventualmente, ti sei appassionata, no, sui banchi di scuola, no? Come penso in molti, a tutto ciò che appunto riguarda il mondo classico, diciamo così. Ma effettivamente tu cosa fai nella vita? Io insegno, però non insegno né greco né latino, per cui insegno alle medie, quindi queste cose, questi argomenti non li tratto se non proprio sfiorandoli, per cui un pochino mi mancavano. E siccome appunto ci ho dedicato tanto del mio tempo da ragazza, ho deciso di riprendere in mano questi studi, e, insomma, adesso facendo queste ricerche, alcune cose le rileggo, altre cose le leggo per la prima volta, e quindi insomma è anche uno stimolo per me, no? Insomma, per la mia conoscenza, per le mie curiosità, ecco. Però sì, la passione è nata sui banchi di scuola, ero alle medie quando appunto è nata questa passione. E avevo un'insegnante di lettere molto brava, quindi insomma ho deciso di seguire un po' le sue orme. Perciò mi sono iscritta al liceo classico, poi a lettere classiche, e così insomma, anche se insomma, non è stata una scelta semplice, nel senso che sai, uno si iscrive a queste scuole, a questo tipo di Sì. università, e cosa fai nel futuro? Un sacco di gente, magari Sì. mentre studiavo, mi diceva: ah, cosa farai? Poi dico: boh, non so, intanto comincio a studiare, poi si vedrà, no? Quelli più antipatici mi dicevano: farai la disoccupata. E dico: grazie. Perché carini, però. Carini. In realtà non sono mai stata disoccupata, per mia fortuna, quindi insomma, ho avuto la possibilità di studiare quello che mi andava di studiare e poi anche di lavorare, ecco. E dal momento che insomma c'è ancora la strada davanti, magari potresti anche forse anche insegnare un domani, non lo so, è stato Ma improvviso io. la vedo veramente non grigia, nera, nel senso che Nera, sì, no, pur però ti avendo piacerebbe, immagino, oppure cioè, sicuramente da quello che scrivi non posso pensare sì, il contrario. sicuramente, però diciamo le cattedre di greco sono pochissime, le cattedre di latino stanno diminuendo e quindi non vedo grandi prospettive, ma va bene così. Non me ne faccio un Ok, problema. ma insomma dai, almeno abbiamo perlomeno sfiorato in qualche modo anche Paola quando non è sulla pagina. Da voi 22:36. comunque,
Come? Dimmi. No, no, dimmi, dimmi. No, volevo aggiungere una cosa, comunque sì, ci sì. sono anche delle scuole, dei licei classici che mi condividono, magari hanno una pagina loro e mi condividono i miei post, è capitato, ecco, quindi alla fine sono arrivata lo stesso ai licei classici. In qualche modo, perfetto. Allora, dicevo, mandiamo il secondo brano quindi di questa sera, perché vedi, intanto io poi mi perdo, ma per fortuna testa di caso in cuffia mi manda i brani e io subito, eccoci qua, mandiamo il secondo brano sempre pescato da jamendo.com, che ricordiamo è una piattaforma libera e fruibile a tutti. Radio Savic come scopo della radio per quello che riguarda il panorama musicale cerca sempre di dare spazio e voce agli artisti indipendenti e anche meno. Quindi Jamendo, con Jamendo cogliamo il segno. Questa sera ascoltiamo come secondo brano, lui è Alex Cohen, Good Old Times. La mia pronuncia, ragazzi, va sempre peggio. altro che greco e latino. L'ultimo stacco musicale della puntata è andato, quindi ragazzi noi tireremo fino alla fine con Paola. E Paola, io vedo qui che arrivano dalla chat di radiosites.it, arrivano un casino, no, diversi messaggi di stima. Magari fate anche delle domande a Paola se volete, ma che te l'hanno fatte diverse effettivamente, quindi forse... allora, adesso poi faremo anche una domanda che è arrivata in chat. Un anonimo, adesso vediamo se trovo anche il nome, ci dice: ciao Radio Science, ciao Prof Paola, sono Pula Blaze, non lo so, voce antica e super, però tu sei migliore, però tu sei migliore alla radio. Perfetto, che belle cose. E non so se hai capito chi è lei o lui, ma credo sia lei, e ci manda anche tre bei cuoricini che non sapevo neanche... Come è scritto? Wola, sì, come okay. No. Perfetto, no, perché tu no, è un ragazzo del Togo, è uno di questi sì, è un ragazzo del Togo, è uno dei ragazzi che ho avuto al serale quest'anno a scuola, e sì, quindi lo saluto, gli avevo detto che sarei stata in onda e quindi lo ringrazio, insomma.
No, ma insomma, diciamo che da questo punto di vista fa piacere. Vedi com'è bella la rete? Vedi, Social Evolution non porta niente in realtà a Social Evolution perché hai fatto tutto tu, però diciamo, Social Evolution dà voce in qualche modo anche a queste pagine che poi portano, vedi, a situazioni come questa. Insomma, salutiamolo. Chiaramente la pronuncia e il nome l'avrò cannato Sì. rovinosamente perché se ho sbagliato l'inglese prima, figurati il ragazzo il taco, ma vabbè, stendiamo un velo pietoso. Sono arrivate varie domande. Andiamo per sempre in ordine cronologico, così non facciamo un torto a nessuno. Un anonimo ci dice: mai pensato all'archeologia? Io poi questa domanda non è che l'ho capita benissimo, però io te la faccio così com'è. Non so cosa volesse dire esattamente. Forse vuole Interpreta. dire, credo che si riferisca al fatto che magari non ci sono tanti post sull'archeologia, questo è vero. Però qualche tempo fa ho scritto un articolo intervistando tra l'altro una mia ex alunna che fa l'archeologa e quindi insomma poi ho postato questa intervista sul blog, magari la riposto prossimamente così chi l'ha Esatto. persa può rileggerla, forse si riferisce a questo, eh. Ah, ho Però capito. Beh, insomma, no, beh, prenderò insomma, ci sta, ci sta. spunto da questa osservazione, magari per dedicarmi un po' anche all'archeologia. Ok, aspetta che stanno arrivando vari messaggi. Andiamo sempre in cronologico perché mi ero dimenticato di dire che noi siamo anche su WhatsApp. Io non lo dico mai perché sai, su tutte le volte si omette questa cosa e chiaramente anche stasera l'hanno messo. Ma essendo questo messaggio, insomma, il numero di telefono di WhatsApp appunto presente sul video, qualcuno l'ha trovato e ci ha mandato un messaggio. Adesso diamo voce a tutti, ragazzi. Sempre Claudio Tango ci dice: bello questo messaggio, non hai mai pensato di creare una piccola rubrica sugli itinerari classici per una giornata, un weekend o una vacanza alternativa fuori dalle rotte comuni? Allora, più che Indom pensarci, l'anno scorso ho fatto un viaggio di questo tipo, nel senso che l'estate scorsa ho organizzato un viaggio lungo il Vallo di Adriano, quindi tra l'Inghilterra del Nord e la Scozia, e per cui l'ho percorso a piedi dalla costa est fino alla costa ovest. E è stata una bella esperienza, tra l'altro appunto mentre ero lì e che costeggiavo questo muro che poi era appunto una fortificazione voluta dall'imperatore Adriano, mettevo qualche post, Sì. condividevo un po' l'esperienza con i lettori, è stato molto carino, è stata una bella esperienza perché c'è proprio questo percorso, questo itinerario creato mi pare nel 2003, dal Regno Unito, proprio è un itinerario nazionale. Sì. E passa, siccome è una zona di campagna, passa attraverso alcune città come Newcastle Sì. oppure Carlisle, no? Però per la maggior parte del percorso si sta nelle zone di campagna, quindi si entra nelle proprietà, insomma, delle proprietà agricole di chi vive in quel vallo e niente, apri i cancelletti, li richiudi, scavalchi i muretti perché sono tutte proprietà recintate con i muretti a secco Sì. ed è molto carino perché poi magari ti capita di parlare con il proprietario del terreno che lì insomma, sistemare qualche cosa, quindi scambi quattro chiacchiere. Sono molto contenti di vedere turisti che percorrono il vallo. Insomma, è una bellissima vacanza. Sì, Ecco, ti fai una settimana diciamo andando veloci, però secondo me sarebbe meglio farlo in una decina di giorni. e tutto questo, diciamo, lo condividevi anche appunto con la tua pagina, no? Dicevi che poi mi sono Sì. perso. Sì, Cioè, non magari dicevo bella sta cosa. fotografavo e postavo, magari dando delle indicazioni o Sì. semplicemente facendo delle considerazioni sul viaggio, che poi era appunto un viaggio a piedi, di insomma 100-120 km, ora non ricordo bene, però insomma circa 120 km dovevano essere. Certo che da questo punto di vista devi anche essere, diciamo, questa passione va condivisa sì sulla Facebook, pagine e quant'altro, ma anche
diciamo, con un compagno di vita che in qualche modo, no, ti segua e che abbiate in comune questa, sì, questa passione, sì, sì, perché comunque credo che sia eccezionale questa cosa. E, do sempre spazio ai miei messaggi perché ci piace quando ci scrivono, soprattutto quando ti fanno domande. In questo caso, più che domande, sono apprezzamenti, quindi te li passo così come arrivano. Allora, questo messaggio è arrivato via SMS. Abbiamo stupendo. Già quando dico che ci è arrivato via SMS ho un brivido lungo la schiena perché non so bene questo telefono di Saius, che non so come sia finito in mani di testa di caso, ma chiudo la parentesi. Allora dice, Voci Antiche è una pagina stupenda, i testi di Paola sono scritti molto bene, sono sintetici e allo stesso tempo molto precisi, puntuali e sanno dare un'immagine completa dell'argomento trattato. Per di più il testo è arricchito da un apparato iconografico sempre ricco e interessante. Bravissima Paola, che sai guidare il lettore in un viaggio affascinante, firmato Damiana. Quindi salutiamo Damiano, che è un messaggio bellissimo secondo me, letto male da me, perché se io non so l'inglese e il togolese, figuriamoci, no, adesso evitiamo. No, però bella questi apprezzamenti, ne aspettavi tutti questi apprezzamenti questa sera o pensavi che non ti pensasse nessuno? Invece anche in radio, cioè non bastava la pagina, anche in radio, ma pensa te, chi l'avrebbe mai detto? Senti, abbiamo parlato tanto di... con poco tempo, relativamente poco tempo, sei arrivata a un livello veramente notevole e secondo me si possono raggiungere ancora, fin quando c'è la passione, secondo me ce l'avrai per molto tempo, potrai veramente i picchi che, ai quali arriverai saranno enormi. Ma adesso effettivamente, se volessimo pensare al futuro, che cosa pensi di fare con questa pagina, oppure se c'è qualche progetto già in corso o non so che altro? Devo dire che, così come ho iniziato senza progetti, sto continuando senza progetti. Senza meta. Un po' la giornata, quello che capita, anche la decisione di scrivere un post è una decisione quasi momentanea. Per esempio il post che ho scritto oggi, l'ho visto ieri, ho visto ieri questo video, non so, condiviso da chi su Facebook, l'ho ascoltato, ho detto caspita, è molto interessante, mi piace anche l'animazione, per domani lo faccio. Quindi stamattina ho avuto modo di mettermi così, ad ascoltarlo di nuovo, a scrivere, così, insomma, quello che viene, viene. Poi chi lo sa, insomma, di fatto io quando ho aperto la pagina non mi aspettavo neanche di andare in radio, quindi è arrivata questa cosa, ne arriveranno delle altre. Effettivamente a volte uno, no, basta che continua nel suo, qualcosa magari arriva da elementi esterni. Senti, ma, però sinceramente abbiamo parlato, adesso poi confermeranno tutti, ma abbiamo parlato troppo bene di questa pagina e chiaramente anche di te, che appunto sei la fondatrice e quant'altro. Parliamo di qualcosa di meno bello, nel senso, qualche commento negativo, non so, qualcuno che ti ha detto, no guarda, quello che hai scritto è tutto sbagliato, non lo so. È possibile che siano arrivati solamente colpi? Perché io ci ho provato a cercarli, ma non ne ho trovati. Allora ho detto, no, forse all'inizio... Effetti, no, in effetti no, nemmeno io mi ricordo di una cosa del genere. Posso raccontare questa cosa che è avvenuta di recente, diciamo, credo all'inizio di giugno ho postato, condividendolo dal mio blog, un articolo che si intitolava Erotica Pompeiana, in latino come non l'avete mai letto, mi sembrava che il titolo fosse questo. Sì. E, insomma, ci sono dei graffiti in questo articolo che parlano esplicitamente di sesso. E sì, io avevo scritto due righe per accompagnare l'articolo dicendo che, insomma, il linguaggio era tra virgolette osceno, ma tra virgolette, nel senso che non era il mio punto di vista, no? Per cui, insomma, invitavo le persone che non avevano voglia di leggere cose esplicitamente sessuali a non aprire e a darsi ad altro durante la giornata. E quindi il post è andato molto bene, è stato subito molto condiviso, molto apprezzato. Poi c'erano persone che magari nel commento richiamavano amici al post in modo che leggessero, eccetera. E tutto questo è andato avanti per una giornata, fino alla sera, quando incredibilmente si è fermato tutto, non ci sono state più interazioni, in maniera anche abbastanza innaturale, perché quando un post va molto bene,
le interazioni continuano anche il giorno successivo, forse anche due o tre giorni dopo continuano, no? Quindi il fatto che si fosse fermato così mi ha un po' messo in sospetto che qualcuno avesse magari rivelato che c'era un argomento del, così scabroso, diciamo, a Facebook. Sì. E infatti è stato oscurato, è stato censurato. No. E poi due giorni dopo, o il giorno dopo, ho scritto un post in cui raccontavo di questa cosa. E si sono scatenati i miei lettori, c'è stata una ridda di commenti che dicevano ma è impossibile, ma come? E in effetti io comunque ho sempre citato la fonte, no? Per ogni graffito, che è praticamente una raccolta di iscrizioni molto nota a chi studia lettere classiche, che è il Corpus Inscriptionum Latinarum, che dedica l'intero quarto volume, una raccolta di una ventina di volumi, no? E il quarto volume è dedicato alle iscrizioni di Pompei, Ercolano e Stabia, sono così tante che insomma è stato necessario un volume intero. Quindi ho sempre citato CIL, che è l'abbreviazione, no, di questa raccolta, CIL 4 e poi, non so, il numero dell'epigrafe, no? Il numero di affitto. Quindi, insomma, voglio dire, non è una cosa, cioè, questo CIL si trova in qualsiasi università, per cui non capisco quale sia il problema, ecco. Però, il rigido censore c'è sempre da qualche parte. Sì, ma a volte. Tra l'altro, sì, anche mentre tu parlavi sono andato un pochino a scuriosare e ho trovato infatti quello di cui mi stai parlando. No, però dicevo che è forte questa cosa, vedi come sei stata fregata dal censore per una cosa per la quale effettivamente tu non avevi nemmeno colpa, cioè nel senso che non capisco, però vedi. Quando si cura una pagina di questo livello si rischia poi dopo di incappare in qualcuno che magari non ne sappia e quant'altro. Una cosa che volevo dire sulla tua pagina è che, vabbè, non so se è passato il messaggio, il fatto che il bello, secondo me, della tua pagina, come diceva forse anche Damiana, era proprio il fatto di come tu riesca a dare dell'informazione anche per chi magari non conosce l'argomento o è profano della materia, quindi forse è quella credo il punto di forza. Scusa, hai fatto un messaggio da Facebook, questa sera ci hanno accerchiato dal sito al Facebook a SMS di tutto e di più. Allora dice Marco Zanca, ci scrive: ragazzi, chiedete a Paola quanti musei e siti archeologici si è sorbito il suo compagno. Immagino che poi no, voglio dire, sarebbe lui, sarebbe Marco. Infatti immaginavo, cioè, ci sono arrivato in qualche modo. Sono riuscita a un po' a passargli questa passione, per cui a volte lui che mi dice: ah, ma andiamo a questo posto, così c'è questa villa romana e possiamo visitarla. Io dico: vabbè, non è che tutte le volte che adesso dobbiamo andare a fare qualche giro dobbiamo per forza e tu dici: no, io voglio andare a casa a stare sul divano, no, invece ti trascina lui. No, bellissima questa cosa, grande Marco. Almeno vedi, questa interazione, abbiamo avuto messaggi da ogni dove questa sera, perfetto. Allora, qualche ora è, ragazzi, questa ora è volata, Paola, e ci hai raccontato ci hai dato una ventata di cultura a dir poco, però vedi, anche ci hai dato qualche accenno un pochino della tua pagina, di quello che fa questa pagina, che fai tu chiaramente, e di come effettivamente questa massa che ti segue è una massa attiva, perché il problema del like a volte, questa unità di misura, se così possiamo dire, che non è poi così veritiera in certe situazioni, perché sì, è un numero, sono delle persone, ma di fatti poi a quanti like, no? Quante pagine noi seguiamo, per modo di dire, mettiamo like e poi magari non la guarderemo più, mentre nel tuo caso invece vedo effettivamente ho visto questa sera una cosa che avevo intuito guardando la tua pagina, cioè i commenti, i like ai post e quant'altro, che effettivamente c'è una comunità viva, che secondo me prima o poi deciderete di fare qualche raduno oppure andrete tutti insieme a vedere qualche villa romana, non so, però tutti a Pompei, o qualche, ragazzi, museo archeologico, no? Esatto, ragazzi, ci becchiamo a Pompei che è grande, quindi ci stiamo, cioè roba così, no, comunque è un'idea, vedete che io do sempre questi spunti, no, da questo punto di vista diciamo che ci ha fatto molto piacere avere
te come ospite, proprio perché ci hai detto tanto e c'è ancora tanto da conoscere, sì. Ma chiaramente la puntata, il bello di Social Evolution è proprio quello di dare, un po' come fai tu con i post, no? Solleticare un po' la curiosità, quindi speriamo di averla solleticata. Un flash, cito Claudio Tango che dice, in un flash, un consiglio su un libro da portarsi in vacanza. Beh, dicevo, hai fatto un post apposito, un post, no? Sì, sì. Esatto. Allora, aspetta, lo diciamo, c'è un post, caro Claudio Tango, lo dico io che l'ho visto prima, che mi piace anche come post, che di pochi giorni fa, se non sbaglio, adesso me lo sono perso. Sabato. Esatto, quindi sabato scorso, vai un pochino indietro nella bacheca e lo trovi, veramente un post fatto benissimo e che penso che coglierò... prenderò dei bei spunti da quel post. Ormai siamo veramente verso i titoli di coda, quindi io ti passo la parola, Paola, se vorrei dirti, se non vuoi aggiungere altro, ma vorresti dire tanto, secondo me, quindi non ti dirò questa frase, ti chiedo, dal momento che insomma, tu non sei solo un'amministratrice, ma immagino che seguirai anche Facebook di tanto in tanto, e se hai qualche pagina da consigliarmi, io la prendo volentieri questo consiglio, proprio perché prima o poi vedrò di invitare anche la pagina, appunto, che mi consiglierai. Ti lascio la parola se appunto vuoi salutare tutti quelli che ci hanno seguiti, ascoltatori, i tuoi fan e quant'altro, vai pure. Allora, per quanto riguarda le pagine, beh, io appunto, come dicevo prima, ho collaborato e a volte mi capita ancora di collaborare con questa pagina di arte che si chiama Creatività, però vedo che alcune pagine di, per esempio, musei archeologici sono abbastanza attive adesso, no? Sì. Guardavo per esempio la pagina del Museo Archeologico di Napoli, che tra l'altro è un museo meraviglioso, sì, che ho visto tanti anni fa, ma insomma vale la pena poi anche di rivederlo. È una pagina molto attiva, cioè i musei ormai si stanno aprendo e stanno chiamando, sì, stanno chiamando un sacco di persone, magari anche con degli eventi che possono essere eventi musicali, no? Nel frattempo uno, mentre ascolta la musica, si guarda intorno e dice, ah, però a questo museo ci devo ritornare con calma, penso che l'intento sia questo, no? Esatto. Quindi, insomma, vale la pena di controllare anche queste pagine di enti come appunto i musei che si stanno muovendo in questo senso, stanno capendo l'importanza di pubblicizzarsi anche attraverso questi strumenti, diciamo, tecnologici più attuali. Sì. Esatto, quindi anche da noi, no? Nel senso che a volte, sai, il paese Italia a volte spesso arriva un po' più in ritardo rispetto ad altre realtà, e però ci fa piacere, insomma, hai dato un bello spunto. Volevi salutare, immagino, gli ascoltatori o sì, qualcuno? Volevo salutare chi ci ha ascoltato, chi... magari sì. È già un lettore della mia pagina, chi non lo è, però diciamo, è stato con noi durante quest'ora e insomma, spero che il mio lavoro piaccia e insomma, mi ci dedicherò. Perfetto, allora tu resta qui, non ci abbandonare, passo la parola a Tessa di Caso e poi me la riprenderò io per i saluti. Prego, Tessa di Caso, testolina. Ma ti ringrazio, caro Luca. E io ringrazio innanzitutto il nostro ospite Paola per essere stata con noi. E non, ammetto che non conoscevo la pagina, e grazie anche a Luca a questo programma ho avuto anche l'occasione appunto di conoscerla. E di sicuro andrò a vederla e ovviamente a leggere i vari post. E mi accodo anch'io ai saluti generali di chi ci ha seguito, di tutti quanti ovviamente, e come dice il buon Saiuz, a tutto il condominio. Perfetto. Ok, allora mi riprendo la parola, bravissimo, sei stato telegrafico, vedi, io ero abituato a Saiuz che invece a volte mi apre dei libri sul finale, invece tu sei stato perfetto. Allora, visto che siamo proprio allo scadere, non che abbiamo dei tempi tecnici così stringenti, però ci piace essere puntuali. Io ringrazio chiaramente Paola innanzitutto per la tua disponibilità questa sera e ovviamente il valore aggiunto è questa pagina che hai creato. È stata una chiacchierata dal mio punto di vista molto costruttiva anche, non solo interessante,
interessante perché ci hai dato spunti, curiosità e soprattutto hai mosso anche la chat, e questo è un altro dei tanti punti di forza di questa sera. Ci piace sempre quando ci sono queste interazioni, perché poi tra l'altro facilitano anche, no, la puntata, perché fanno tutto loro, no? Ci chiedono, scuriosano, è carina come cosa. Ma posso chiedere una cosa, tra l'altro? Dimmi, dici. Come avete scoperto la mia pagina? No, questo non lo saprei mai, cioè questo è proprio, non c'è il segreto di Stato. Noi abbiamo, tra i vari collaboratori, c'è una collaboratrice particolare, Irina, che saluto, che è quella che si appassiona più di me alle pagine, effettivamente è quella che mi consiglia il più delle volte le pagine. Questa è una cosa che non ho mai detto, lo dico stasera per la prima volta, e quindi diciamo che se negli ultimi mesi c'è stato dal punto di vista di contenuti un miglioramento è dovuto a lei, perché fino all'altro giorno, magari fino a un anno fa, magari le pagine molto più leggere, e torneremo comunque con le pagine leggere, perché la rete offre tante altre cose. Certo. E dicevo, salutiamo tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito e anche quelli che ci ascolteranno, dove, come, sul podcast che trovate su YouTube. Podcast lo trovate sia sul sito radioscience.it sotto il programma Social Evolution, oppure direttamente su YouTube tra un paio di giorni circa. Chiaramente la diretta rimarrà impressa nel server, nel database di Facebook, chiaramente. Noi ci vediamo, saluto testa di caso la regia questa sera, che insomma sei stato tu questa sera a dare spazio e voce, generalmente lo fa Science, quindi ti sei preso tu l'onere e l'onore. Esattamente. Noi ci vediamo. Esatto. Io generalmente chiudo le tre puntate dicendo che ci vediamo giovedì prossimo, però ultimamente non sono stato così bravo. Io dico che ci vediamo giovedì prossimo, poi chiaramente vedrete chi vi porterò. Io spero che sarà all'altezza, no, di Paolo questa sera, nel senso buono, cioè che ci faccia appassionare, interessare all'argomento. Io ringrazio ancora tutti voi, ci vediamo quindi alla prossima, diciamo così, sempre su radioscience.it, sempre con Social Evolution. Buonanotte a tutti e ciao. Me from the memories of the place from whence I came. But everything I've seen and heard and felt does not compare. You take me at my word when I say I've been everywhere. In the air, on the road, no place left for me to roam. Across the ocean to the town that never sleeps. Turns out if you play the game, you better play for keeps. In the air, on the road, no place left for me to roam. Mexico and all the wild west, Oklahoma, Texas, Utah, I've seen all the rest. In the air, on the road, no place left for me to roam.